prioritario il PRC al fianco dei lavoratori, in realtà come sempre dall'inizio della vertenza. Che cosa si sente di dire a questi operai? Niente, innanzitutto a noi fa molto piacere che gli operai dell'Irisbus stiano ancora una volta dimostrando una forte capacità di classe, cioè nel senso che loro dopo 118 giorni di presidio davanti ai cancelli continuano a mantenere alta, grazie a loro, si continua ad essere alta l'attenzione nei confronti del futuro di questo stabilimento. Più che gli operai, io ho qualcosa da dire alla politica irpina. Ancora una volta la sollecito a fare il suo lavoro, a non pensare a fatti banali, soprattutto in un contesto economico e sociale difficile come quello odierno. La chiusura dell'Irisbus nella Valle Ufita significa una regressione economica e sociale dell'intero territorio sostanzialmente. Quindi, siccome ci sono le condizioni perché questa azienda possa continuare a lavorare, perché così come abbiamo detto nei mesi passati, per tanto tempo, lo ribadiamo oggi, l'Italia ha bisogno di pullman perché il parco macchine nazionale è obsoleto e inquinante, c'è una sanzione europea e quindi è necessario produrre pullman nuovi, soprattutto se si intende realmente costruire un contesto di mobilità pubblica nazionale in grado di abbattere anche vecchi sistemi che sono inquinanti e pericolosi per le comunità stesse. Nello stesso tempo noi sollecitiamo il governo, perché questo governo dei tecnici oggi, dopo il governo Berlusconi, continua a sostenere le politiche di Fiat, ma anche Fiat, nonostante i privilegi che ha avuto dalle diversi governi che si sono susseguiti, sostanzialmente continua a licenziare, continua a chiudere. Noi abbiamo in questa provincia due casi eclatanti e pericolosissimi, che sono l'Irisbus ma l'FMA di Prato la Serra. Riscontriamo anche quello che sta avvenendo agli operai dell'Astec, 100 lavoratori che perdono il posto di lavoro. Quindi noi crediamo che il governo debba impugnare con forza le posizioni di Fiat, costringere Fiat, considerato che fino ad oggi ha vissuto con soldi pubblici, a fare ricerca, a investire, a tirare fuori modelli e a mettere nelle condizioni questa gente di vivere dignitosamente.